Il nostro è un territorio particolarmente a rischio e flagellato di eventi, da quelli sismici in particolare, ad altro tipo di eventi, grandi nevicate, bombe d'acqua, alluvioni, frane, rischio idrogeologico. Quindi avere un sistema di allarme che consente in tempo reale di informare tutta la popolazione di una condizione di pericolo e quindi offrirgli anche delle indicazioni su che cosa fare, come muoversi, dove andarsi a riparare, e in ogni caso, una volta che una persona è avvisata e allarmata, assume atteggiamenti di precauzione, da quelli più elementari, più banali, a quelli più, diciamo, articolati. Questo è un messaggio che arriva attraverso il telefono cellulare, che ormai è nelle tasche di chiunque, quasi ossessiona la nostra vita quotidiana, e una volta tanto viene utilizzato per un interesse pubblico e per incrementare la sicurezza dei cittadini. È un messaggio unidirezionale, non capta informazioni, non interessa a nessuno sapere dove sia la popolazione. È lo Stato che attraverso questo sistema di protezione civile informa il cittadino che magari si trova anche per caso in una zona dove c'è in corso una condizione di pericolo. E lo informa in tempo reale per permettergli appunto di mettersi in sicurezza, quindi non c'è nessun rischio di violazione della privacy o di cattura di dati sensibili. Questo lo voglio dire per rassicurare, perché su questo tema c'è una sensibilità a volte persino paranoica, e quindi è corretto ed è giusto ricordare a tutti che se sono diversi anni che si sta studiando e lavorando a questo sistema, che la Garante per la protezione dei dati ha dato il suo parere favorevole con tutte le certificazioni del caso, e che, ripeto, si tratta di un messaggio unidirezionale, cioè parte dall'antenna e arriva sul cellulare per dire attenzione, nella tua zona, nella zona in cui in questo momento tu sei presente, sta succedendo questa cosa pericolosa, e questo credo che sia davvero un grande vantaggio per il sistema di protezione civile nazionale e regionale.